Di Natale, il presidente della provincia ha detto che Prati di Tivo riaprirà, ripartirà, ovviamente, lockdown permettendo. Lei di che parere? L'Assemblea ha ritenuto di accettare la proposta del gestore, attuale gestore, e nello stesso tempo di concedere un termine di circa 6 mesi, credo, da quando probabilmente il DCPM ci riterrà di poter riaprire le stazioni sciistiche, questo al fine di garantire ai Prati di Tivo una certezza su quello che è lo sviluppo turistico invernale di quest'anno. È chiaro che se le condizioni, diciamo, saranno tali, si ripartirà, se non saranno tali perché magari ci sarà un nuovo lockdown o comunque le stazioni sciistiche verranno tenute fuori da quella che è l'attività da svolgere, è chiaro che Prati di Tivo sicuramente farà la sua parte per la messa in sicurezza di quello che è il discorso Gasex, per quello che è il discorso le reti paravalanche e alla fine è uscito anche il discorso dell'impianto di innevamento che tanto ha fatto discutere l'anno scorso sulla situazione della messa in opera dei cannoni sparaneve e chiaramente è emerso quello che forse l'anno scorso non era stato, di cui non se ne era tenuto conto, che è il fatto della difficoltà nell'attivare l'impianto, al di là del discorso delle pompe, al di là di quelle situazioni che sono di facile risoluzione, ma lì c'è un problema di un cavo che diciamo in 1,5 km c'è un'interruzione che ad oggi, ma è da anni, ancora non viene riparato. E tutto questo sarà possibile per fare una stagione invernale che praticamente, diciamo, se non fosse stato il lockdown è già partita? È chiaro che se non c'era il lockdown purtroppo si poteva riaprire solo la Seggio Gabbino Via con degli opportuni accorgimenti di manutenzione che qui la provincia si è resa disponibile. A questo punto noi abbiamo ritenuto di voler approfittare di questa situazione e quindi cercare in tutti i modi, e in questo caso il sindaco di Pietracamera si è reso disponibile, di fare aprire un confronto con la società attualmente gestore per rivedere questa situazione di questo cavo. Quindi se nevicherà, quando si potrà sciare se il lockdown lo permetterà? Io credo che se adesso ci mettiamo tutti quanti in moto, probabilmente saremo pronti, Per quando? sicuramente. Ma io credo che il lockdown, credo che se questi mantengono quello che hanno detto dal 10 gennaio, probabilmente sì.